Devo immediatamente chiarire, anche per fugare il campo da equivoci che possono essere stati involontariamente ingenerati da alcune notizie, che quest'anno l'amministrazione ha deciso di non utilizzare per il corteo del Senato civico le tradizionali carrozze. Non è una misura economica, è una misura e una decisione che deriva dalla limitata distanza tra il municipio e la Basilica Cattedrale. Non avrebbe avuto, è inutile che io lo sottolinei, alcun senso utilizzare le carrozze per poche decine di metri. L'anno prossimo ci rifaremo quando la Basilica di San Giacomo sarà riportata al suo antico splendore dopo gli interventi che mi giunge notizia da parte della Curia vanno avanti molto celermente, ma che certamente dureranno oltre il periodo della festa di San Giacomo, anche oltre l'ottava, quindi il primo di agosto. E tuttavia la Basilica di San Giacomo, la via Vittorio Emanuele, che rimane la casa del Santo Patrono, sono state colorate con delle illuminazioni stradali che in città, consentiteci questa nota, non si vedevano da molti anni e che pur nella loro essenzialità danno il senso e la misura della festa. Come voi avrete notato, durante tutto il corso del 2018, cioè da quest'anno, la piazza del municipio, per scelta oculata, deliberata e voluta da parte dell'amministrazione comunale, non è stata autorizzata per alcun tipo di manifestazione. Noi riteniamo che la piazza del municipio sia il salotto buono della città e nel desiderio e nella volontà di recuperare alla fruizione della città tanti altri spazi, parimenti suggestivi, parimenti meritevoli di attenzione, noi stiamo autorizzando le manifestazioni al giardino pubblico, sul piazzale della ex matrice, ma poi abbiamo la vecchia pescheria da utilizzare, abbiamo da poco recuperato lo spazio ai Cappuccini, nel quartiere Cappuccini vicino la ex scuola agraria, l'istituto agrario, che è un autentico anfiteatro. Ecco, piazza del municipio, lo dico a scanso di equivoci, non sarà autorizzata per manifestazioni, intanto per non sciupare il disegno che ancora campeggia nonostante siano passate tante settimane e che attraggono tante persone, tanti visitatori, tanti turisti, e poi perché riteniamo che soprattutto dopo i lavori che partiranno entro l'anno di ripavimentazione della piazza del municipio con la riproposizione del piano di calpestio con il basolato, essa debba davvero essere il nostro salotto. Quest'anno una commissione che io ho voluto istituire ha deciso i disegni, così sottraendo la scelta e la decisione al gusto soggettivo di uno piuttosto che di un altro, la commissione ha operato una scelta fortemente condivisa, che è quella di recuperare i migliori disegni del passato e di affiancarne qualcuno invece di più recenti. E così quest'anno ci saranno su quattro disegni, su quattro serate, tre affondano le radici nella vecchia tradizione, che è quella nella tradizione, che è quella che dobbiamo a Padre Benedetto Papale, e più di recente, negli anni 70, 60 e 70, al geometra Salvatore Montalto. Bene,
La luminaria sarà all'altezza, come sempre, della tradizione di spettacolo e di attrazione che essa ha rappresentato. Sapete bene che questo è il quarto anno nel corso del quale gli allestitori vengono scelti attraverso una trasparente procedura concorsuale, una procedura di gara ad evidenza pubblica, utilizzando metodiche, materiali, sistemi, tecniche che sono perfettamente in linea con la tradizione secolare della luminaria. Ovviamente il ricorso alla evidenza pubblica e quindi ad una procedura legittima e trasparente comporta anche rispetto al passato una considerevole economia di spesa, che per un comune che appena uscito dal dissesto finanziario, sul quale incombe una massa debitoria di decine e decine di milioni, certamente non guasta assicurare il massimo possibile, perfettamente in linea con la tradizione secolare più che secolare ed anche la morigeratezza finanziaria. Sono due elementi che devono camminare di pari passo, l'uno non deve sopravanzare l'altro e nessuno credo possa trascurare, debba trascurare anche questa necessità. Chiunque volesse sostenere il contrario finirebbe con arrecare un danno all'immagine della città che la nostra città davvero non merita. La processione del 25 registrerà la presenza, li ho invitati tutti e li sentirò nelle prossime ore ad uno i colleghi sindaci che per la terza volta ci faranno l'onore di partecipare alla processione. Inutile ricordare che San Giacomo è il santo patrono della città, ma è anche il patrono della intera diocesi, e quest'anno avremo anche la presenza, come vi dicevo, del sindaco di Capizzi, ovviamente in fascia con l'insegna del suo comune e uno dei comuni jacopei. Il 25, quando poi il santo rientra a casa, come si dice nella nostra lingua parlata, la nostra gente, la nostra città e i visitatori e i turisti che si preannunciano molto numerosi avranno ancora uno spettacolo cui assistere sul piano di San Giuliano, così si chiamava tradizionalmente, sul sagrato, sullo spazio antistante alla Basilica Cattedrale di San Giuliano, uno spettacolo che è intitolato Giacomo figlio del fuoco, ed è il fuoco sostanzialmente molto evocato. Abbiamo deciso a titolo sperimentale per questo fine settimana, vedremo come andrà, e poi per tutta l'estate, di pedonalizzare, dopo aver sperimentato la pedonalizzazione di una parte della via Principe Amedeo, della piazza Municipio e della discesa del collegio, anche la via Duomo e la via Vittorio Emanuele. Dobbiamo verificare come e quale sarà la reazione dei nostri concittadini. La verità è che a gran voce si comincia finalmente a chiedere la pedonalizzazione, che non è chiusura ma è apertura e fruizione del centro storico, come a dire abbiamo avuto ragione fin dal primo momento, soltanto che come tutti i cambiamenti vanno maturati e vanno fatti maturare.